Luci della ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli. Dalla casualità, tutte le mie canzoni nascono dalla casualità. Io non mi metto a scrivere cercando le canzoni nascoste negli strumenti, sono lì che cammino, mi imbatto in qualcosa che mi dà un'emozione e da quell'emozione, se è un'emozione valida, ci posso trarre fuori il concetto di una canzone. Quindi questo è altrettanto. L'immensità sarebbe troppo lunga da spiegare come è nata, e altrettanto. Sognando, è stato l'incontro con un ragazzo autistico, quindi figurati se l'ho provata l'emozione, non sapevo neanche di cosa si trattasse. Quando mi dissero, guarda, è come chiudersi in se stessi e gettare via la chiave, lì ebbi l'impatto per poter poi raccontare quello che avevo provato. Tanto lei ha raccontato prima alla collega dell'ANSA che Sognando era stata proprio scartata proprio più di 40 anni fa proprio dal festival. Sì, assolutamente, per i primi 2 anni ho provato nel 72 e nel 73, è stata scartata in entrambe le volte, e a quel punto io l'ho lasciata in un cassetto fino a quando non l'ha scoperta Mina, l'ha incisa, e dopodiché è diventata bene o male una canzone di successo. Lei che è un veterano del festival, cos'è cambiato nel festival secondo lei da tanti? Cambiato tutto, cambiata la società, è cambiato il festival. Oggi noi morivamo di paura da Modugno a Villa, a chiunque si azzardava a salire sul palco c'era la tremarella. Oggi questi ragazzi prendono il microfono come se fossero a casa propria e cantano. Questa è la differenza, non c'è più emozione. L'emozione che provavamo noi tremando quando si saliva sul palco è evidente che bucava lo schermo e arrivava nelle case, ecco perché venivano poi apprezzate quelle canzoni, capito? Oggi invece sembra che non gliene freghi niente di dove si trovano. Il festival di Sanremo è diventata una roba, voglio dire, che tutti quanti pare che possano andarci, si chiamano big dei nomi che non si sono mai sentiti. A questo punto qual è la differenza? Ditemelo voi. Sì, quindi secondo lei Sanremo ancora può dare alla musica italiana oppure? Ah sì, magari ogni tanto esce qualcuno, sicuramente uno ogni tanto esce, ma prima su 20 canzoni erano 19 successi e un trionfo, quindi oggi per trovare una canzone che ha successo devi aspettare degli anni, poi finalmente esce Vasco Rossi o esce Zucchero, capisci? Ma uno ogni 10 anni, probabilmente. Infine le chiedo, dove la sentiremo prossimamente? A me? Sì. In giro per il mondo, guarda. Dove mi sentirai prossimamente? Domani sera Schio, vieni e mi senti. C'ho un concerto. Avete ascoltato? Luci della ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli.